Bertolotto Porte è un'azienda che produce porte e portoni ad elevata prestazioni termiche. Ne parliamo col suo titolare, il dottor Claudio Bertolotto. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Io ho letto una cosa che mi ha colpito. Eh, ho letto che a 13 anni lei è rimasta affascinato, cioè è andata in azienda e cosa l'ha affascinato dell'azienda? Ma il profumo del legno, poi per un ragazzino, diciamo già da quando ero bambino. Frequentavo la falegnameria Maria di papà, eh, il profumo del legno, la creazione, la trasformazione eh, da una tavola, da un materiale naturale. No? Vedere nascere un oggetto. Sì, la bellezza del legno è che è naturale, lui eh, in base a come lo lavori lo trasformi, lo fai diventare più bello e utile e, a seconda. Es 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 esatto. Sì, poi c'era questo sogno della produzione, eh, allora anni fa eh, le lavorazioni erano più manuali. Con... Sì, c'era più artigianalità, diciamo. Esattamente. No? E, e quindi io sognavo la fabbrica, sognavo gli impianti, sognavo i macchinari. Prendere gli oggetti, cominciare a lavorare sì, con lo sì, sì. scalpello, sì. martello e via. Esatto. Certo. Parliamo dei vostri prodotti. Sì, noi produciamo porte in legno, porte in legno che poi vengono laccate o vengono verniciate dove il legno è naturale, eh, poi viene tinteggiato, colorato e trasformato. Eh, C'è tutta una gamma di porte in alluminio, alluminio e vetro. Tutte porte scorrevoli anche. Partizioni da. scorrevoli, esatto, queste grandi vetrate, questi grandi divisori. Le porte tagliafuoco. Quelle per gli alberghi, che oggi sono un mercato molto importante anche per noi. E poi sono per legge, devono essere, no? Sì, quelle tagliafuoco. Devono essere sì. posate proprio per legge, sì. Esattamente, sì, negli hotel, eh, sopra una so certa soglia di, 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 di camere, la porta deve avere. Senta, com'è cambiata l'azienda da quando lei ha preso le redini? Ma diciamo sono cambiati anche i tempi. Eh, diciamo che l'azienda è cresciuta, sta crescendo, eh, sta crescendo molto ogni anno. Quali innovazioni ha portato all'interno dell'azienda? Tecnologiche, di che tipo? Tanta tecnologia sicuramente, tanta, tanta ricerca di materiali, eh, tantissima attenzione comunque al design, no? perché la porta negli ultimi. Uh, 15 anni è diventata un elemento d'arredo molto Anche importante certo. all'interno della casa. Veramente il nostro slogan è ca cambiare le porte ti cambia la casa. E effettivamente è così. Ma voi eh, avete poi la, accessoriate anche la porta col maniglio oppure quella è una cosa a parte? Sì, sì, abbiamo tutta una linea sempre di maniglie, ah, ecco. ogni prodotto si porta dietro un'ampia scelta, un'ampia gamma accessori. di accessori, di maniglie, vetri laddove ci siano le porte vetrate, I e quant'altro? Sì, tutte le cerniere ora sono a scomparsa, sono invisibili, non si vedono. Eh, diciamo che il, il design oggi la porta. Lo sente molto. Ma lavorate anche con legno massello? Lavoriamo anche in legno massello, sì, per costruire anche, anche per le porte moderne. Eh, la struttura è comunque in legno massello, non la scocca, diciamo. Sì. Eh, sotto ai rivestimenti e alle finiture c'è il legno massello, che poi viene eh, rivestito da dei decorativi eh, che sono quasi sempre carte riciclate. Ehm, e poi vengono verniciati con vernici all'acqua. Quindi la... sono vernici non, eh, non invasive, non chimiche? No, non sono vernici più a solvente ormai, no. eh, solo una gamma di prodotti. Eh, Diciamo di fascia più economica hanno le verniciature con i solventi, mm. ma vengono trattate e verniciate all'interno di stabilimenti con i combustori dove viene ripulita e bruciata l'aria, insomma. Okay, quindi viene purificato l'ambiente. Viene purificato l'ambiente. Per quanto riguarda tutti i nostri prodotti medio-alti e top, sono tutti con vernici all'acqua. Ehm, lei ha parlato prima di porta-mangiafuoco: eh, mangia, porta mangia fuoco. che differenza c'è tra una? Una porta per uso civile appartamento e una porta, ma non fuoco, per uso eh, di un albergo? Le porte per hotel hanno eh, una resistenza certificata eh, che viene poi codificata come 30, 60, 45, 90, 120 e sono le, i minuti di resistenza al fuoco. Praticamente mh, per, per portare in sicurezza la camera d'hotel devono resistere al fuoco almeno quei minuti, cosa che viene prescritta poi nella progettazione dell'albergo della certo, camera. Sono norme di sicurezza. Quindi. La porta per interni invece rispetta eh, diciamo a dei riempimenti all'interno quando il pannello è tamburato, ha degli riempimenti acustici. Quindi eh, con le guarnizioni eh, diciamo. Lì stiamo attenti alle acustiche per quanto riguarda le Quindi porte. Quindi c'è un isolamento acustico. Isolamento acustico, e esatto. Il termico no, l'uno e l'altro. Diciamo che il termico all'interno della casa eh, non è un argomento importante, eh, mentre per le porte blindate sì, eh, noi facciamo anche quelle. E, e lì allora ci sono i K termici di trasmittanza da rispettare per gli esterni e per regioni d'Italia. Quali sono le fonti di energia che usate nella vostra azienda? Usiamo gran parte di fotovoltaico, quindi rinnovabili. Rinnovabile, Sì, e scaldiamo anche tutte, tutti i vapori, le acque, ehm, diciamo, la, la, termica, la termica viene, viene tutta fa, prodotta con impianti che lavorano su, su, su cippato di legno naturale, quindi Ho tutta biomassa. Sì, sì, biomassa. La vostra produzione è tutta made in Italy? Solo Italia, noi produciamo solo in Italia, eh, abbiamo diversi stabilimenti e la nostra produzione è totalmente made in Italy. Come è cambiato il concetto di porta in questi ultimi, da quando era bambino ad oggi? Diciamo che da, dai cinque modelli classici eh, che c'erano un tempo eh, di porte, eh, oggi, oggi il design eh, la comanda. Quindi, quindi è, è solo un discorso di design o anche di, tech, di tecnologia? C'è molta tecnologia dietro, dietro alla produzione di una porta. Sì. La tecnologia sulla porta, fuorché siano porte tecniche per enti pubblici, locali o... Uh, alberghi aperture automatiche o scorrevoli particolari all'interno di una casa una porta non ha una tecnologia particolare ma per produrre una porta c'è tantissima tecnologia, è tecnologia dietro, dietro. perché è una produzione molto complessa la porta interna perché nella lavorazione la porta è bella in ogni faccia no? eh, la porta ha sei facce il sotto e il sopra i fianchi e le facce sì. vere eh, e quindi come la manovri e comporta co una lavorazione la, complessa per come questo, la vero. movimenti eh, lei è bella ovunque certo. e quindi non ha eh, diciamo lati oscuri eh, di appoggio eh, come prendo sempre in giro degli amici immobilieri e dico sempre che insomma, il mobile si vede da una faccia sola, le porte <ride> si vedono da, ogni, da tutte le facce. E, quindi è, è un prodotto complesso, però è un prodotto che dà grandissima soddisfazione. Ecco. Bene, e voi siete sul mercato da, quanto, da quanti anni? L'azienda esiste, è stata fondata da mio padre nell'87. Voi siete di? noi siamo nella provincia di Cuneo, di Cuneo in un paese che si chiama Torre San Giorgio ai piedi delle Alpi dove eh. l'aria è pulita eh, dove si lavora dove il covid lo attecchisce se ne va via diciamo che l'aria è molto pulita eh, immagino. fortunatamente è stata una zona poco colpita mm. e, e quindi insomma andiamo molto orgogliosi della nostra terra eh, e, de, e, de, e delle nostre maestranze anche perché la nostra terra produce dei vini straordinari è un prodotto che è il re della Terra, il, il tartufo. Bene, io la ringrazio, dottore dottor Bertolotto, delle Bertolotto Porte. Grazie, buon lavoro e auguri. Grazie, grazie a voi.